Strano che così poche persone vengano nei boschi a vedere come il pino vive e cresce sempre più in alto, sollevando le sue braccia sempre verdi alla luce, a vedere la sua perfetta riuscita. I più, invece, si accontentano di guardarlo sotto forma delle tante ampie tavole portate al mercato e considerano quello il suo vero destino. Ma il pino non è legname più di quanto lo sia l'uomo ad essere trasformato in assi e case. Non è il suo impiego autentico e più elevato, non più di quanto lo sia per l'uomo essere abbattuto e trasformato in letame. C'è una legge più alta che riguarda il nostro rapporto con i pini, quanto quello con gli uomini. Un pino abbattuto, un pino morto, non è un pino più di quanto le spoglie di un defunto siano un uomo. Si può dire che colui che ha scoperto solo alcuni dei pregi dell'osso di balena e dell'olio di balena abbia scoperto il vero scopo della balena? O che colui che abbatte l'elefante per l'avorio abbia visto l'elefante? Questi sono solo utilizzi meschini e accidentali, proprio come una razza più forte ci uccidesse allo scopo di fare bottoni e pifferi con le nostre ossa. Perché ogni cosa può servire uno scopo più vile oltre che uno più elevato. Ogni creatura è migliore da viva che da morta. Uomini e alci e alberi di pino, e colui che lo comprende appieno preferirà conservarne la vita che distruggerla. È il boscaiolo allora a essere amico e amante del pino, a stargli più vicino di chiunque e a comprendere meglio la sua natura? È il conciatore che gli ha tolto la corteccia o chi ne ha ricavato la trementina a entrare nelle fiabe dei posteri come colui che alla fine venne tramutato in un pino? È il poeta. È colui che fa del pino l'uso più sincero, che non lo accarezza con un'ascia, né lo sollecita con una sega, che sa se il suo cuore è falso senza inciderlo, che non ha comprato la licenza di abbattimento dall'amministrazione cittadina. Tutti i pini rabbrividiscono ed emettono un sospiro quando quell'uomo mette piede nella foresta. No, è il poeta, che li ama come la propria ombra nell'aria e li lascia in piedi. Sono stato in segheria e in falegnameria e in conceria e alla fabbrica di nero fumo e alla raccolta della trementina. Ma quando da lontano ho visto le cime dei pini ondeggiare e riflettere la luce al di sopra del resto della foresta, mi sono reso conto che non è quello citato l'uso più elevato del pino. Non sono i suoi ossi o la sua pelle o il suo grasso che amo di più. È lo spirito vivente dell'albero, non lo spirito della trementina, con cui sono solidale e che guarisce i miei tagli. È immortale quanto lo sono io, e forse andrà altrettanto in alto in paradiso, dove ancora svetterà sopra di me. Dai boschi del Maine, Henry David Thoreau.